Salve. Dottor Bees! Cosa abbiamo qui? Un regno caduto con un'infezione dilagante? Com'era già? Un ingente afflusso di api chiuderà la questione. Delle apiciccione preboss ho perso ben 6.000 geo. E sai che ne ho persi 8.000 in una maniera ancora più stupida. Qui se non sbaglio c'è una panchina. Persi, non me lo ricordo in una maniera veramente stupida. Ma non in questo playthrough, ero su Switch, mi pare. Nella mia seconda run personale per i cazzi miei. Chiari ci sbagli. Ciao Ivana, possiamo raccontare al Siri dei tuoi 20 figli? Ivana, hai 20 figli, ma congratulazioni! Non lo sapevo. Shalom. Prendiamo questa storia dei 20 figli. Sì, sono d'accordo, Nick. Questo è rompibile per la piccicciona. Aia. Ah, era un po', ok. Ma culo. Non ti avevo già dato una botta, ok. Oh no, anche qui. Oh no, il succo sbaglio. Affanculo. Allora di qua c'è una roba che mi serve. Vabbè. E c'è un punto dove devo far arrivare la pecicciona. Non ricordo male. Qui invece è un'altra uscita. Sta facendo gli incubi? Mi fai gli incubini? Nel pops e bzzz. Qui se non sbaglio è un'altra uscita. Sì. Alle frontiere del reame.
da cui poi dobbiamo andare. Che cazzo fanno le api a usare le sedie? Non saranno cazzi loro? Da queste parti. Dovrebbe essere un muro rompibile, ma solo dalla fauna. No, non era in questa mappa, era in questa mappa. Salve. No. Uscita che non abbiamo, perché non abbiamo fatto ancora le fonti del reame con la mappa. Cazzo di merda. Le api vanno protette, non a rito sacro, ma non a Nottingham. Che drift ha fatto? Infatti sento il rumore di... Venga. Non lei. L'idiota col cavallo. Perfetto. Ed ecco dove ho perso 6.000 euro. È comprensibile. Mi prendi per coglione. Scorciatoia. Dovrebbe essere, se non ricordo male, una larva, una grab, un bruchino. Non ricordo dove. Cazzo, era tipo questo. Così. Intelligente il cervello. Thank you.
Allora, la lore. La lore del Cavaliere d'Ape. Molto carina, perché la sua regina è morta molto tempo fa. Ma lui comunque rimane qui. Cioè, lui è ossessionato dall'idea di servirla. Infatti si guarda la sua regina un'ultima volta prima di... Sangue dell'alveare. L'amuleto più comodo per fare White Palace. E Path of Pain. Parola con la S. Sì, ma certo. Mio cavaliere, finalmente sei libero. Piccolo esserino, conosco quelli della tua specie. Se vuoi far luce sul tuo passato, allora sappi che non sono io la regina che stai cercando. Sono gli esseri pallidi responsabili della tua condizione. Anche se questo alveare esiste in seno a Nido Sacro, noi non prendiamo parte ai suoi tentativi di sopravvivere. Opporsi alla natura è una follia. Ogni cosa deve accettare la sua fine. La assorbiamo? La lasciamo qui? Come monito per le altre api? Sondaggino. Vi ricordo che assorbirla ci dà un'essenza, non ne vale la pena a livello economico. Pur una pura scelta di lore. Ce ne sarebbe ancora uno di quelli che sono militari. O due addirittura. Detective Conad, grazie per il sub del sesto mese. Benvenuto dei Cavalieri d'Argento. Torno a fare sub da lei Sire dopo un mese d'astinenza. Ed ero così scosso adesso che stasera l'ho sognata mentre prendeva a padellate Maurizio Merruzzo urlando per il sangue di Cristo. What? L'alveare. Abbiamo sterminato tre quarti d'alveare. Direi che abbiamo fatto abbastanza. Faccio sogni molto strani, me ne sono accorto. La lasciamo stare, va bene. Così sia. Così ha deciso il popolo. Allora, signora, è stato un piacere. Arrivederci.
in scorciatoia per l'altro punto. Invece è di qua che devo andare. L'amuleto? Ce l'ho, è qua. Marissa l'ha già incontrata. Marissa chi è già? Scorreggiato. Quella che canta nella City of Tears. Sì, ho già incontrato Marissa. Serve. Aia. Lasciami stare. Sì, ma infatti adesso mi sa che andiamo a farci proprio la Green Troop. Sblocchiamo il DLC. Tanto la parte di sopra non l'abbiamo ancora esplorata. Poi andiamo a farci tutta la robina della regina. Percentuale 6 ora. Ma chi fai no? Dove me lo dice già? Qua non mi dice nemmeno quanti su quanti. Se prima devo finirlo, boh. Allora la dice solo quando entri nell'online, immagino. Scorciatoia, che è qui dove non potevamo entrare. Siamo nei pressi delle idrovie. Sì. Scorciatoia. Wow, badass!
Chi è? Jumball, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della, della morte. Ok, e di qua noi ci ricolleghiamo. La signorina che ride. Oh, prefero Lady. Sei tornato infine? No, no. Oh, ti chiedo scusa, per un momento mi era sembrato ci fosse qualcosa di diverso in te. Mi eri sembrato regale. Perché vi ricordo che abbiamo il marchio del re. Lo so, è sciocco. È chiaro che non hai sangue nobile nelle vene, visto che te ne vai in giro con vestiti sporchi e laceri. Oh, senza dubbio questo poi... Sì, ok. Capito? Noi, avendo ottenuto... Il marchio del re identifica chi lo indossa come re. I luoghi più antichi di Nido Sacro si apriranno al tuo passaggio. Lei ha avuto il... Ma... Come ha avuto la sensazione che ci fosse il re bianco qua? Salve! Andiamo da Lem. Ciao Bracal. Ti sbagliate sta lì. Andiamo da Lem a vendere roba. Dobbiamo anche andare a farci il coso, il Soul Master 2. E su questo che il teorico ha basato la sua tesi Night King, sì, è anche su questo che l'ha basato. Cioè lui ha detto, ma... E ha detto che abbiamo qualcosa di regale, quindi perché? Perché noi siamo il re, non è... Ciao Lem! C'è un modo per risbloccare la banca? No. Lei, una volta che si è fatta i soldi, se ne va nelle terme e rimane lì. Opal, Velmi Ardred. Cosa servono le uova arancide? Solo per recuperare le anime? Sì. Velmi Ardred. Invece nella Steel Soul Velmi invece Ardred. Serve per ottenere soldi. Allora, abbiamo tutte le nail art tranne una, che è l'attacco... Che è l'attacco turbinante. Poi... Abbiamo un paio di chiavi. Abbiamo comprato tutto da questo qui. Ne abbiamo comprati tutti i cosi. Dobbiamo tornare dal signore Ciccione. Dobbiamo recuperare l'amuleto delle tessitrici qua da ste parti. Non mi ricordo esattamente dove. Dobbiamo tornare qua giù, dove non eravamo andati perché ci serviva l'anima scura. C'è il Shadow Dash, se vogliamo chiamarlo così. Andare da lei. Direi che in ordine andiamo su a Cittadella. In realtà ci conviene andare alla stazione del re. Ci mettiamo meno. Stazione del re. Facciamo un salto da lei. Stazione del re. Terra dimenticate. Poi Pulveria. Andiamo dal vecchio. Faccio il Soul Master? Facciamoci il Soul Master. Torre del Guardiano. No, dovrei farmi il Sacrario delle Anime. Non c'ho un granché voglia. Cioè dovrei tornare su al Sacrario. Lo facciamo un'altra volta. Ciao Mila. No, il re bianco non è vuoto. Anzi, il re bianco sapeva di avere bisogno di un bambino vuoto. Ah,
Sì, abbiamo completato questa parte di mappa. Ha bisogno di un cavaliere vuoto. E quindi cosa ha fatto? Ha fecondato le uova della signora Bianca. Signora Bianchi. E poi quelle uova, prima che si schiudessero, sono state buttate e imbevute nel nero dell'abisso, in modo che nascessero appunto vuote. Akamas, Akamas. Hai già sbloccato la falena? Certo, per forza. Araldo, sei di ritorno. Fammi vedere il tuo aculeo dei sogni. Hai già raccolto 100 essenze. Davvero svelto. Hai un talento naturale. Non mi sorprende che i sognatori abbiano cercato di seppellirti in quel vecchio sogno. Forse hanno paura di te. O forse, essendo prigionieri, desideravano la tua compagnia. Piazza, grazie per il sapere. Il 15° mese. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Domattina un esame e passo per risobbare. My job here is done. In bocca al lupo, bello. In ogni caso, la strada dinanzi a te è ancora lunga. Prendi questo piccolo dono come incoraggiamento da parte mia e torna quando avrai raccolto 200 essenze. L'altro grab all'alveare nel punto dove c'è il pavimento da rompere. Ora andremo a recuperare. Tanto poi c'è proprio un oggetto che ti permette di sapere dove sono le varie grab. Il tuo culio contiene più di 200 essenze. Dimostri un certo talento nel raccoglierle. Hai notato quell'enorme porta qui fuori? La mia tribù l'ha sigillata tempo fa e ne ho vietato l'apertura. Ma quanto ne so, sono l'unica della mia tribù ancora in vita. Il che significa che poco importa se infrango un divieto. Per dimostrarti quanto credo in te, aprirò la porta. Ed è il cimitero. Ecco, la porta è aperta. Puoi andare nella radura che si trova dall'altra parte. Giunto là, resta in ascolto. E potrai udire il mormorio di insetti vissuti tempo addietro. Hai raccolto 300 essenze. Sì, vedo che i sogni di questo vecchio reame iniziano ad essere attratti da te. Incoraggiante. Hai certamente riportato l'entusiasmo nel mio triste lavoro. Prendersi cura di questo posto non offre grandi emozioni. Non dovrei lamentarmi. Badare a queste tombe e guidare l'araldo è una penitenza per antichi crimini. Certe cose devono trovare un loro equilibrio. Questo perché la veggente, essendo una falena, si sente in parte responsabile per ciò che Radiance ha diffuso Anido Sacro e anche un po' forse per avere voltato le spalle a Radiance e averla portata a essere così impazzita e stronza. Ecco un altro dono per le tue fatiche. Torna da me quando avrai 500 essenze. Non desistere, Araldo. Minerale terreo, possiamo andare a farci l'amo. 500 essenze! Sei sulla buona strada, Araldo. Ottimo lavoro, davvero un ottimo lavoro. Ho una piccola ricompensa per te. Beh, tendenzialmente Radiance è morta, Rock. È uno spirito che vive nei sogni. Reale, ma non a Nido Sacro, non... E oltretutto Radiance era venerato come un dio. Difficilmente una fanella la considera un suo pari. Estratto da uno dei miei ricordi più preziosi, questo amuleto renderà te l'aculeo dei sogni ancora più vicini. I segreti di questo reame non potranno più sfuggirti. Prendilo e torna da me quando avrai 700 essenze. Altri doni ti attendono. Araldo dei sogni. Let's go. Gli insetti di questa mi sa troppo di giapponese. Gli insetti di questa radura sono sotto la mia protezione. Trattali con rispetto e potrai rimanere. Ma se riattaccherai con il tuo aculeo, te la vedrai con me. Compra i miei biscotti, sono buoni e buonissimi! Diffida della tua stessa mente, piccoletto. Menti distorte portano a gesta oscure. E la mia era più distorta di molte altre. Credevo sarebbe stata la mia fine, ma poi ho trovato questa radura e con essa una sorta di pace.
Un tempo aiutavo gli altri. Mi venivano portati malati e morenti. A cosa servì? Le vittorie contro la morte sono sempre effimere. Non temere, piccola creatura. Anche se un tempo mi possedeva una violenta furia, la tranquilla atmosfera di questo posto sembra tenerla a bada. Ponobile. Sei un guerriero, piccoletto. Un vero guerriero è chi non si arrende mentre infuria la tempesta. Una volta ero ossessionato dal potere, ma il tempo trascorso in questa radura mi ha liberato da quella brama. Che follia aver desiderato qualcosa di così perverso. Mi dà un sacco di Robin vibes questo qui. Portiamo sempre con noi il ricordo degli errori che abbiamo commesso. Non lasciare che gli errori siano per te un fardello, ma piuttosto un faro che ti indichi quale strada non prendere. Ti piacciono i miei aculei, piccolo viandante? Ne porto solo tre, molti meno di quanto si dica nelle leggende. Sono uno più affilato dell'altro, e me ne basterebbe uno solo per farti a fette. Io ammirando i miei meravigliosi marchi. Sai, io provengo da una specie illustre. Se è da molto tempo che non vedo altri come me. Ti piace la nostra natura? Ti darei volentieri dei consigli, ma se sei arrivato fin qui è evidente che sei ben in grado di affrontare il nostro mondo e i suoi pericoli. Non avere paura della mia forma putrescente. Anche se il mio corpo muta e cambia, io resto sempre lo stesso. Tutti i problemi della vita possono essere risolti con la forza. Un mantra semplice, a cui mi sono sempre attenuto. Se tu non fossi così mingherlino, ti suggerirei di fare lo stesso. Non giudicarmi dal mio aspetto. Anche se sono basso di statura, l'oscurità alberga nella mia anima. E in battaglia vengo colto da una inarrestabile furia. Ben trovato, compagno d'avventure. Il mondo là fuori ti aspetta, eh? Verrei con te, ma è passato così tanto tempo dall'ultima volta che avrei paura di perdere la testa. Stai attento. La mia pelle è acida e non vorrei che ti ustionassi. È un sistema protettivo della mia specie, ma è davvero fastidioso quando si incontra altra gente. Ci vedremo presto, disse. Ma così tanto tempo è passato. Mi domando dove sia andata. Ah, un viandante. Ho visto molti posti e compiuto molte grandi imprese, ma ho il sospetto che tu mi supererai, e non di poco. Da molto ormai non percorro le caverne di Nido Sacro, e sospetto siano molto più pericolose di quanto ancora viaggiavo. Anche se, a giudicare dalla tua aria esperta, non dovresti avere problemi. Buona fortuna, un vasto mondo ti attende là fuori. Ho percorso molta strada prima di giungere qui. Anche se il mio guscio ti può sembrare strano, sotto di esso sono un insetto proprio come te. Penso un po' fuori, questi qui sono character design fighissimi. Però niente, non sono mai stati usati. E la gente è molta. Ti assicuro, viandante, che il mio curio è affirato. E di certo non mi tirerò indietro. Lui è cazzutissimo. Non mi ricordo fisso. Ok, vecchio mio. Stazione del... No, magazzini della città, mi sa che facciamo. Magazzini, potenziamo la Curio. Non c'era qualcosa dietro la cascata? Sai che anche io mi ricordo qualcosa di simile? Ditemelo. Sì, sono quelli fatti dai Baker. Carino. Non è troppo tardi, morti. Basta tornare lì, ci metto un istante. Perde riposo. Sono io? Ma Rebek l'ho sempre visto come una donna? Io l'ho sempre visto come, appunto, samurai. Sì, c'è una stanza segreta sempre per i Baker. Quanto mi sarebbe piaciuto partecipare al Kickstarter di Hollow Knight. Ciao, torno subito. Ah, certo, lì.
balene. Idolo del re. Me coglioni. No, radice di essenza non credo che ci sia. Non qua. Invece sì. Che tipo di insetto ti saresti fatto fare? Probabilmente una mantide. Le adoro. Adoro il concept, adoro il background delle mantidi qui. Troppo toste. Grazie per il sub per il settimo mese. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Abbiamo 700 essenze adesso. Gli arachnidi ci sono e non sono necessariamente dei nemici. Però sì, ma questo perché le tessitrici, ovvero i ragni, non si sono mai alleati a Mito Sacro. Non si sono mai sottomessi. Ah, Araldo, sei di ritorno. Fammi vedere il tuo culo. Dunque hai già raccolto 700 essenze. Chissà se i sognatori ti tengono d'occhio mentre tu lavori instancabile. O se lo fa quel vecchio re. Quel loro sigillo. Una mossa disperata ma intelligente. Mi domando quanto a lungo pensavano potesse reggere. Ma non serbo loro alcun rancore. Con il lento incedere della storia. Sono diventata indifferente al suo ripetersi. Prendi il tuo dono e continua a raccogliere essenze. Quando ne avrai 900, torna a trovarmi. Altro pezzo di ricettacolo. Ce ne manca uno. Danny Goodman, TD Lemon 900. Oltretutto è contro la legge. È ancora la legge. Magazzini della città. Qual è il massimo? 3 ricettacoli. Di essenze di 3200. Ma in realtà alcune essenze le puoi guadagnare casualmente uccidendo i nemici normali. Quindi beh. Ok. Sacrario? Sacrario. Anzi, prima culo, poi sacrario. Che predict. Questo non era tanto un predict, ma va bene. Ma sì, andiamo a fare anche la Green Company, non temere. Ma il mostro che ci dà al bestiere si può affrontare qualcosa dopo la... Non ho capito, aspetta. Il mostro che ci dà il bestiario lo puoi affrontare o fare qualcosa dopo che lo completi? Dopo che lo completi al 100% vuol dire avere, avere sfidato tutti quanti e averne uccisi abbastanza. Lo vediamo. E non mi ricordo che cosa ci dà. Non ti preoccupare, persona, so già cosa fare col fabbro.
Sì, agli uccellini di verde via. Bisogna uccidere quello. Bisogna uccidere gli uccellini di verde via, i cosini arancioni dell'abisso. Non mi ricordo cos'altro. Sono tornato. Vedo che possiedi del minerale terreo. È un metallo raro, di qualità superiore. Dammi quel minerale e un po' di geo per il mio lavoro e io riforgerò il tuo culeo per renderlo più potente. Yes. Cazzo, quanto costa? Giuncia. Come desideri, mi metto subito all'opera. No, anche l'insetto che aggiusta i cartelli conta, Alex. Ecco fatto, ho finito di riforgiare la tua arma. Ho dato al tuo culo una forma a spirale. È stato un lavoro molto delicato. Ora è molto, molto più forte di prima. Ora vai, fatti strada a suon di fendenti. Sì, i Dream Boss non contano. No, i Dream Boss contano. Lui. Allora, i Dream Boss, quelli normali, quelli che non erano dei boss prima, contano. Non contano le versioni sogno dei boss che hai già sfidato. Però lui ha una sua entry nel coso, però. E mi pare che ti serva. Non ne sono sicuro. Però. El sì, è BM Shadow Knight. Grazie ragazzi, grazie per il sapere, il 34esimo e il 23esimo mese di fila. Vabbè, ho capito, ti aspetto. Quanto per il prossimo potenziamento? Ci servono altri minerali terrei. Però ce ne servono altri 3. Credo. Sì, perché poi ci arriva quello inciso. I Dream Warriors, esatto. Allora, per andare al Soul Sanctum di qua. Quanto vorresti il Knight in Smash? Allora, io non gioco a Smash, quindi non me ne frega assolutamente niente. Però sarebbe un entry perfetta. Il suo moveset è già perfetto per fare un personaggio di Smash. Ragazzi, mi ricordate dove è la chiave? Dov'è la chiave dell'amore? Cazzo, devo andare per sul sangue. Ah, di qua. Nei giardini della regina. Ok, ricordavo giusto. Così andiamo a battere il collezionista. Ci prendiamo la mappa per i grab. Su PC fisso. Notte vento.
Hola. Non ho equipaggiato i cosi giusti, però abbiamo già bene o male quello che ci serve. Hola. Merda. 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 Uff. Cazzo. Devo prenderla con più tranquillità. Abuserei meno del Dark Scream e al massimo più della... però mi conviene in realtà. Devo solo essere più tranquillo. Purtroppo non ho una moneta particolare che mi prende qua, ma però... Curati. Merda. No, così no. Non sulla tocca più sega. Ah.
Che pirla. Pensavo di prenderlo e rifarmi un po' di anima. Mi ha preso lui? Ma vai, ecco. Vieni. Ora c'è la parte folle. Ma non ci credo. Notte, Jay. Era meglio ricaricare, non ho il tempo per rifarmi la vita. Devo cercare di mantenerne il più possibile qui. Devo concentrarmi più che sul fare danni qui. Ecco, cominciamo bene. Ma non è vero, dai! Impazzito qua. Uno, due. Sprecato anima e basta, va bene. No. Cazzo, ora. Pensavo di averlo schivato, ma va bene. Così no. Okay. Uno, due. Siamo. Vieni.
Oh no, m'ha fregato qua. No, così no. Buono. Perfetto, let's go. Cinco, grazie per il sub. Boom baby. Grazie per il sub per il 35esimo, bentornato. Nei miei sogni l'ho vista. La salvezza con reame. La cura per la pestilenza. La risposta era nello spirito che anima i nostri corpi. Ma il re, perché? Si è opposto ad ogni mia idea. La sua gelosia, la sua pazzia, ostacolandomi, mi ha derubato della mia immortalità. Ora il re e il suo reame sono morti, ma io vivrò per sempre. Contaci.